Per suonare un groove perfetto, la batteria completa non serve, basta un unico pezzo indispensabile, che è... Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastro Drums. Nel video di oggi parlo di groove, voglio parlare con voi di groove e voglio spiegarvi un particolare pezzo della batteria, un particolare componente della batteria che è indispensabile, perché la batteria completa, avere la batteria enorme, la vera, non serve per avere un groove bello, potente, preciso, eccetera, ma c'è questo pezzo che è indispensabile, che con questo, se avete quello a posto, il groove è a posto. Ma prima di dirvi, voglio lasciarvi pensare un pochettino a questa cosa, quindi oltre a dirvi di iscrivervi al canale, vi lascio pensare un attimo, giusto il tempo della sigla, e poi vi dico qual è la parte della batteria a cui dovete fare veramente attenzione quando la suonate. Sigla e poi ne parliamo. Vi lascio ancora qualche secondino per pensarci e intanto vi dico che oggi finiscono gli sconti sui miei corsi, perché non so se avete visto, ma i corsi non sono stati disponibili all'acquisto per alcuni mesi, sono tornati disponibili, sono in sconto tutti al 20%, trovate il link qui sotto in descrizione per andare a vedere tutti quanti i corsi e gli sconti finiscono oggi, quindi da domani torneranno a prezzo pieno, quindi se volete studiare i rudimenti c'è un corso, se volete studiare il rock c'è un corso, vi interessano i linear c'è un corso anche per quello, il tempo c'è un corso anche per quella, la coordinazione c'è un corso anche per quello, quindi in base a quello che volete studiare, in base a quello che volete imparare, scegliete il corso che fa per voi e se avete qualche dubbio, alla fine della pagina sul mio sito, quando cliccate sul link eccetera eccetera, potete anche richiedermi alcune informazioni e vi dirò io direttamente qual è il corso perfetto per voi. Ma il pezzo indispensabile, quel componente della batteria a cui dovete fare veramente attenzione e studiarlo bene per avere un groove perfetto, è lui. E lui ci ha sputato anche sopra, tra l'altro, mentre lo dicevo, poverino, è il Charleston. Quindi, nei commenti fatemi sapere che cosa avete pensato e non barate. Mi raccomando, se avete pensato cassa rullante, se avete pensato campana del ride, non lo so, magari per quelli un po' più fuori di testa potrebbero aver pensato una cosa del genere. Ma allora, tanto tempo fa, quando andavo a lezione, una volta un mio maestro mi disse: il groove. Dovreste, una canzone dovrebbe avere tiro anche solamente suonata col Charleston, cioè il Charleston dovrebbe tenere in piedi tutta la canzone. Se il Charleston funziona, tutto gira. Se il Charleston non funziona, cassa e rullante possono essere precisi quanto vogliamo, ma non funzioneranno mai. Per questo, per suonare un buon groove non ci va tutta la batteria, ma ci va questo. Questo deve essere bello costante. Quindi, da adesso in avanti, se prestavate attenzione solamente alla cassa rullante quando suonavate un groove, fate uno switch. Pensate al Charleston, anche un banalissimo 4 quarti. Oggi voglio farvi vedere un po' di cose che può fare il Charleston anche su un banale 4 quarti con cassa 1 e 3, rullante 2 e 4. Prepa. Cominciate a fare questo esercizio qua, cominciate a suonare un groove e poi togliere tutto tranne il Charleston. Vedrete che ogni tanto, magari l'avete sentito anche da me, non è sempre perfettamente uguale quel Charleston. Quando si suona con cassa rullante sembra perfetto, quando si tolgono cassa rullante il Charleston comincia un attimino a vacillare. Quindi ogni tanto suonate un po' più forte, ogni tanto l'accento non è perfetto. Quindi questa è una cosa assolutamente da mettere a posto. Provate anche magari a suonare sulle canzoni solamente col Charleston. E cercate di capire se quel Charleston che state suonando funziona veramente oppure no. Magari anche registrandovi sarebbe una cosa molto utile per suonare e poi sentire con l'orecchio esterno quello che avete suonato, soprattutto se avete fatto cavolate oppure no. Però questo
deve essere per prima cosa preciso, assolutamente preciso. E la precisione di questo permetterà anche a cassa rullante di essere più precisi. Ma ci permette, dopo averlo studiato e appurato che sia preciso, ci permette di dare tutte le sfumature del groove. Perché se noi dobbiamo suonare un groove rock, lo possiamo suonare a dinamica forte. Lo possiamo suonare ovviamente anche a dinamica piano, ma cosa succede se suoniamo un groove rock a dinamica piano? Questo. Semplicemente sono andato a abbassare, chiudere il Charleston e questo ha fatto sì che la mia dinamica diminuisse. Casse rullante nel rock devono per forza essere forti, cioè non posso suonare un groove rock così. Casse rullante rimangono fissi, quello che dà veramente la dinamica e il portamento a il groove e quindi anche a tutta la ritmica del brano stesso è lui, quindi forte, piano, mezzo forte o comunque mezzo, vabbè, che sarebbe half open. Cioè dare un Charleston e un suono più pastoso, oppure fortissimo. Pensate a... come si chiama quel pezzo degli Aerosmith? Walk This Way. Walk This Way ha un groove normalissimo. Quello che fa veramente la differenza è il Charleston, che ha un suono fortissimo sul primo colpo dato col Charleston aperto e poi tutti con il Charleston chiuso. Ma questo se io a quel groove togliessi il Charleston, avrebbe la stessa, sarebbe uguale il groove? Avrebbe la stessa intensità? Sicuramente no. Se io togliessi casse rullante da quel groove e mantenessi il Charleston uguale, avrebbe la stessa intensità? Il groove sarebbe diverso, ma... comunque avrebbe ugualmente quella tipologia di tiro lì che hanno dato a quel brano. Quindi la cosa primaria è capire le varie sonorità che ha il Charleston. Io lo posso suonare... con una vastità dinamica, una vastità di dinamiche pressoché infinita. E quindi la cosa è, cominciate a fare dei groove con dinamiche diverse di Charleston, mantenendo casse rullanti sempre uguali, ma con dinamiche diverse sul Charleston. Prima fortissimo, poi pianissimo, poi mezzo forte, poi provate a suonarlo anche così e vedete se ci possono stare alcune applicazioni, però provate e vedrete che dal Charleston riuscirete a tirare fuori una quantità di suoni e di groove utilizzabili soprattutto in qualsiasi genere che, raga, capirete veramente l'importanza di questo pezzo qua. E non ho ancora parlato di portamenti e di accenti, ho parlato solamente di aprire o chiudere il Charleston di più e di meno. Ma nel momento in cui poi vado a mantenere sempre lo stesso groove con la mia cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4, ma vado a suonare il Charleston sempre dritto,
oppure con un accento e uno no, quindi accento in battere e ghost, diciamo tra virgolette, in levare, cosa succede? Succede questo. Cosa è successo al mio groove? Sentite la differenza tra un groove suonato, ve li suono vicini, un groove suonato con tutti i colpi forte e un groove suonato con l'accento in battere. Ve lo faccio in half open, cioè con il Charleston un po' più aperto. Ops, ho usato anche il resto della batteria. Vabbè, mi è venuto così, ma avrei potuto anche non farlo quel fill. Sarebbe funzionato tutto ugualmente. Qual è la differenza tra il Charleston sempre dritto e il Charleston con accento ghost? La differenza sta nel fatto che uno spinge, spinge tantissimo, quindi ti cavalca il groove. L'altro rimane molto più seduto, quindi questo... E sede sempre lui, cioè io non ho modificato nulla con cassa e rullante, ma il portamento del Charleston mi ha permesso di fare due tipologie di groove, anche se le note erano le stesse, perché una è una tipologia di groove molto più cavalcante, cioè che spinge tanto. L'altra è una tipologia di groove più seduta, più rock anche. Nel rock, ad esempio, questa cosa di accentare il battere e basta viene usata tantissimo. Pensate a quando si suona con il Charleston aperto. Quindi queste sono solamente alcune possibilità che ci sono con il Charleston. Spero di avervi convinti, no scherzo, ma spero di avervi fatto capire qual è l'importanza vera del Charleston. In questo video non volevo darvi degli esercizi, cioè gli esercizi sono il mettersi lì e provare a suonare il Charleston in più modi. Volevo darvi più che altro degli spunti, che è una cosa che mi piace molto fare, darvi degli spunti da dire guardate che questo siamo abituati a suonarlo così, sempre uguale, perché ovviamente ci è stato insegnato così, come se lo suonassimo su un come se lo leggessimo su un pentagramma, ma di lì in avanti c'è un percorso da fare e quel percorso ci permette di suonare in maniera diversa, suonare in maniera più versatile, quindi suonare generi diversi e tipologie di musiche diverse, e questo anche un groove molto semplice come questo può trasformarsi in qualcosa di veramente interessante. Quante volte vi è capitato di sentire un batterista che suona un groove semplice e dire cacchio, perché io sono capace a fare quella cosa ma a lui viene meglio? Prima cosa perché l'ha suonata tantissimo, quindi magari è stato ore e ore a suonare lo stesso groove. Ma seconda cosa perché ha prestato attenzione alle cose più importanti del groove. E la prima cosa, ve lo ripeto, a cui bisogna prestare attenzione è il Charleston. Quindi pensate a casse rullo, va bene, suonateli potenti, suonateli precisi. Ma quando suonate un groove dovete pensare principalmente al Charleston. Quindi
Con questo io posso chiudere qua il video, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto, soprattutto se vi è stato utile. Vi ricordo anche che oggi è l'ultimo giorno di sconti dei miei corsi Gas Tube Drums. Vi ricordo che appunto non sono stati disponibili per alcuni mesi all'acquisto, ma ancora per oggi, da giovedì ancora per oggi, sono tutti in sconto al 20%. Quindi andate sul link qui sotto, scegliete il corso che fa per voi in base all'argomento, in base al genere, eccetera, e vi ricordatevi, se volete, che avete lo sconto del 20%. Vi ricordo anche che se avete qualsiasi problema e non sapete quale sia il corso giusto per voi, nella pagina del sito, in fondo alla pagina, potete scrivermi e così vi rispondo al volo e vi dico qual è il corso giusto per voi, oppure, volendo, mi potete scrivere anche un commento qui sotto. Con questo, ragazzi, io vi ringrazio per essere arrivati a fine video. Spero veramente che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, da adesso in avanti prestate molta attenzione al Charleston quando fate i groove, o ovviamente se i groove sono sul ride, non l'ho detto ma è scontato, prestate attenzione al ride, ma tanto la maggior parte dei groove sono suonati sul Charleston, quindi mi raccomando, fateci attenzione. Noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi, fate cose, eccetera, link qui sotto. Ciao.